Iniziamo scaldando la colonna, incrociamo le dita, portiamo le braccia in alto, inspirando, distendiamo bene tutta la schiena, espirando, incliniamo il busto verso la destra, lo sguardo in alto verso il dorso delle mani, inspirando torniamo al centro, espirando a sinistra, gambe distese, inspirando al centro, braccia distese, espirando destra, inspirando al centro, espirando a sinistra, inspirando al centro, espirando andiamo in torsione verso destra, sui blocchi, inspiro al centro, espiro a sinistra, inspiro al centro, espiro destra. Inspiro al centro, espiro a sinistra. Inspiro al centro e scendo con le braccia. Mettiamo sul sole. Scambi rilassate, mani giunte davanti al petto. Inspirando portiamo le braccia in alto, portiamo le spine dietro. Espirando mani a terra, fronte in piedi, fronte al ginocchio. Inspirando andiamo dietro con la gamba a sinistra, abbassiamo il bacino sulla testa. Espirando cane faccia in giù, sguardo all'ombelico. E sono indietro, testa e spalle. Giù i talloni. 8 punti a terra, ginocchia aperto mento. Inspirando cane faccia in su. Espirando cane faccia in giù, inspirando veniamo avanti con la gamba sinistra, giù il bacino sulla testa, espirando riuniamo i piedi, guardo verso le ginocchia, inspirando risaliamo, andiamo indietro, espirando ritorniamo a terra. Inspiro il lungo e in alto, espiro, scendo verso il pavimento, affronto le ginocchia, inspirando vado indietro con la gamba destra facendo un bello slancio verso l'alto, espirando appoggio la punta del piede a terra, inspiro salgo con il busto, mani al petto, espirando vado in torsione, porto il gomito destro fuori dal ginocchio sinistro. Inspiro, torno al centro. Espiro, cane faccia in giù. Sguardo l'ombelico. Inspirando, vengo avanti con la gamba destra. Espiro. Inspiro, sollevo il busto, mani al petto, guardo avanti, espiro, esco con il gomito dal ginocchio destro, vado in torsione più che posso, inspiro, torno al centro, espiro, appoggio le mani a terra, slancio indietro la gamba sinistra, riunisco i piedi, fronte al ginocchio, inspiro, risalgo. In alto indietro, espiro e torno a terra. Rivalichiamo le gambe, inspiro, braccio fuori, ruoto in fuori il piede destro, mi allungo con il braccio verso l'esterno, poi espirando scendo con la mano verso la caviglia, appoggio il dorso della mano nell'interno della gamba. E ruoto la testa verso l'alto, cerco di portare in linea entrambe le braccia, spingo indietro con l'anca sinistra, spingo in avanti con l'anca destra, immagino di essere appoggiata al muro, di voler appoggiare tutta la schiena come se fosse tutta piatta, ancora dentro fuori l'aria. E poi inspirando risalgo con le braccia fuori, riporto il piede destro dritto, ruoto in fuori il piede sinistro. Mi allungo in fuori con il braccio,
ed espirando scendo con la mano verso la caviglia sinistra. Ruoto le spalle, guardo verso l'alto. Spingo con il dorso della mano contro la gamba per far leva, per aprire più che posso la spalla. Gambe distese. Respiro profondo, dentro e fuori l'aria e poi inspirando risalgo, braccia fuori. Ruoto di nuovo in fuori il piede destro, stavolta piego il ginocchio, vado ad appoggiare la mano all'esterno e abbasso il braccio sopra la testa. Sguardo verso il palmo della mano. Se non riesco ad appoggiarmi a terra, appoggio il gomito sul ginocchio. Cerco di abbassare il bacino più che posso. Braccio disteso, tutto il fianco allungato. Dentro e fuori l'aria, mentre inspiro ritorno, braccia fuori, porto in fuori la punta del piede sinistro, espirando scendo dalla parte opposta, cerco di appoggiarmi sul pavimento, se no appoggio il gomito al ginocchio, braccio destro disteso sopra la testa e cerco di fare una linea unica tra braccio, busto e gamba. Ci respiro dentro, cercando di abbassare il bacino più che posso. Dentro e fuori l'aria, mentre inspiro ritorno, braccia fuori, espiro braccia giù. Andiamo a incrociare le dita dietro la schiena, sempre gambe divaricate, piedi paralleli, gambe tese. Inspiro, guardo in alto, chiudo le scapole dietro, espiro, infilo la testa dentro le ginocchia e porto le braccia più in alto possibile, verso la nuca, le ginocchia distese, il naso dentro le ginocchia. Le scapole, respiro con la pancia, dentro e fuori l'aria, poi piego le ginocchia e lentamente risalgo, slaccio le dita, riporto le braccia in alto, allungo bene la schiena verso l'alto, espirando braccia giù. Chiudo i piedi, inspirando porto il braccio destro in alto, lo piego dietro la testa, con la mano sinistra cerco di agganciare le dita, se non arrivo alle dita mi attacco alla maglietta, testa dritta, spingo con la nuca indietro il gomito destro, gambe distese, inspiro, espirando scendo con il busto in avanti, spingo indietro il sedere, guardo il pavimento davanti ai miei piedi, ginocchia unite, gambe distese, dentro l'aria, inspiro, ritorno, espiro, ruoto le spalle verso sinistra. Respiro, dentro e fuori l'aria, inspiro, ritorno e stancio. Inspirando salgo in alto col braccio sinistro, lo porto piegato dietro la testa e lo aggancio con la mano destra. Stessa cosa se non ci arrivo alle dita, afferro la maglietta. Inspiro, allungo bene la schiena, espirando, fletto il busto in avanti. Ci sguardo al pavimento, ginocchia distese e unite, schiena dritta. Dentro e fuori l'aria,
ruoto le spalle a destra. Cerco di mantenere i fianchi girati verso avanti. Dentro fuori l'aria, inspiro, torno al centro, espiro, ritorno. Torniamo davanti al tappetino. Inspiro, braccio in alto, espiro, mani a terra, cane faccia in giù, sguardando le dita, schiacciamo giù i tendoni, passo sotto verso l'alto. Inspiriamo, espirando la mano destra va verso la caviglia sinistra. Se non arriviamo alla caviglia arriviamo alla punta, se non arriviamo alla punta arriviamo davanti alla palpiede, ma cerchiamo di infilare la testa sotto alla scialla sinistra e guardiamo il soffitto. Dentro e fuori l'aria, inspirando la mano destra va verso il appoggio, espirando la mano sinistra va verso la caviglia destra e la testa sotto la scialla destra verso il soffitto. Se non arrivo alla caviglia arrivo davanti al piede. Cerco di guardare in alto, oltre alla spalla. Dentro l'aria, inspirando ritorniamo in appoggio, espirando appoggiamo anche le ginocchia. Punte dei piedi che si toccano, ginocchia aperte, ci sediamo sui talloni e cerchiamo di schiacciare il petto e il mento verso il pavimento. Inspirando solleviamo il busto, ci mettiamo in quadriceps, inspirando solleviamo la gamba destra piegata e andiamo ad afferrare la caviglia con la mano sinistra, cerchiamo di sollevare il ginocchio, il piede il più possibile, mentre apriamo un po' indietro la spalla sinistra, sguardo in avanti, cerchiamo di aprire il petto, di marcare più che possiamo, sempre dolcemente, sempre respirando, inspiro, cerco di salire ancora di più, espirando, ritorno. Sollevo la gamba sinistra, la mano destra, afferro la caviglia, inspirando, salgo. Braccio disteso che spinge verso l'alto, spingo verso l'alto il ginocchio, apro la spalla destra, inspiro, prendo ancora di più in alto, espirando, ritorno. Ci sediamo con le gambe piegate. Appoggiamo i piedi più indietro possibile verso il bacino, abbracciamo le ginocchia, cerchiamo di afferrare i gomiti, raddrizziamo bene la schiena, tirando fuori la testa, abbassando le spalle, poi pieghiamo la testa in avanti e cerchiamo di appoggiare la fronte sulle ginocchia, con l'addome e il petto contro le cosce. Inspirando e sollevando la testa, piedi leggermente aperti, più o meno come le anche, mani appoggiate dietro il bacino,
con le dita rivolte verso i piedi. Inspirando, solleviamo il bacino, facciamo un tavolino, alziamo il più possibile il sedere, sguardo verso il soffitto, spalle spalancate, scapole chiuse. Se ho male al collo, rimango con la testa sollevata, con il mento chiuso e guardo in avanti. Se non ho male al collo, problemi di cervicale, guardo il soffitto. Inspirando cerco di sollevare ancora di più i glutei, espirando appoggiamo il bacino a terra, estendiamo le gambe sul pavimento, punta in alto, piede a martello, inspirando estendiamo le braccia in alto, espirando andiamo verso le punte dei piedi, sguardo in avanti, spalle basse. Inspiro, allungo nella schiena, espiro, chiudo verso le cosce, inspiro, allungo, espiro, fletto, inspiro, immagino che ho un filo dal centro della testa, mi tiri verso l'alto, verso avanti, espirando, chiudo con un mantice, inspiro, allungo. Espiro, chiudo, scendendo con la testa e inspirando, rilascio, espirando, braccia giù, appoggiamo la schiena ferma, abbracciamo le ginocchia al petto, apriamo le braccia in fuori con le palme rivolte verso l'alto, inspiriamo, espirando, facciamo scendere le gambe verso sinistra. Giriamo la testa a destra e chiudiamo il più possibile la spalla verso il pavimento, la spalla destra. Se le ginocchia sono sollevate, con la mano sinistra appoggiamo sopra l'esterno del ginocchio destro per abbassarla verso l'altro ginocchio. Respiriamo sul fianco come se il naso fosse al centro delle costole. Andiamo a respirare nei punti dove sentiamo maggior tensione. L'aria e poi inspirando riportiamo le ginocchia verso il centro, espirando le portiamo fuori a destra. Giriamo la testa a sinistra. E cerchiamo di schiacciare giù la spalla, stessa cosa. Con la mano destra possiamo premere sull'esterno del ginocchio sinistro per chiudere le ginocchia. E andare ancora più in tensione con il fianco. Espirando ritorniamo al centro con le ginocchia, espirando distendiamo le gambe sul pavimento, inspirando portiamo le braccia in alto, allunghiamo tutto il corpo, punte tese e braccia tese, la massima distanza tra la punta delle dita delle mani e la punta delle dita dei piedi, ancora tiro, espiro e rilasso. Rimaniamo in Shavasana, rilassando tutto il corpo. Vi leggo intanto il messaggio dell'universo. Mentre voi ad occhi chiusi vi concentrate sul respiro, l'energia che si muove nel corpo. Se vuoi non essere deluso, impara a non aspettarti nulla. Namaste.